come denunciare lavoro in nero. Lo scopriamo in questo video tutorial di oggi. Che cosa innanzitutto il lavoro in nero? È un tipo di attività lavorativa che viene svolta da una persona, ma che non viene, diciamo così, regolarmente assunta, cioè svolge quell'attività lavorativa determinata senza un regolare contratto di lavoro. Percepisce i soldi, ma sono soldi che in quasi tutti i casi sono dati direttamente al dipendente in maniera fisica, quindi in contanti. Non c'è nemmeno quindi una eventuale tracciabilità e non c'è neanche, cosa più importante, un regolare contratto di lavoro, un contratto di assunzione. Come si può fare per denunciare il lavoro in nero? Esistono diversi metodi, o meglio diversi modi, che adesso andiamo a vedere. Si può fare una semplice segnalazione alla Guardia di Finanza, ci si reca con tutto quello che si deve andare a riferire alla Guardia di Finanza, portando ovviamente un documento di identità valido, in corso di validità, si racconta il fatto e poi la Guardia di Finanza provvederà a redigere un verbale e poi a iniziare le indagini amministrative. Oppure con una comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche in questo caso si fa una comunicazione vera e propria, ci si reca in loco, basta cercare su Google, sul web, e recarsi di persona, spiegando tutto, sempre ovviamente muniti di carta d'identità, o elettronica o cartacea, sempre ovviamente in corso di validità. Con una vera e propria richiesta presso i sindacati, un intervento potrà essere richiesto a tutti i sindacati di categoria lavorativa affinché vengano fatti rispettare i propri diritti, e quindi i sindacati andranno poi a parlare con la persona, con le persone che verranno ad essere individuate, e scatteranno eventuali sanzioni. Ed infine, ma non per questo di minore importanza, si può tranquillamente fare un ricorso che potrà essere depositato dalla persona o da chi ne fa le veci presso il cosiddetto tribunale civile. Questi sono i metodi migliori per andare, diciamo così, a denunciare il lavoro in nero. Ovviamente lavorare in nero significa sì percepire uno stipendio economico, ovviamente, però è uno stipendio economico non tracciabile, perché in quasi tutti i casi si tratta di soldi fisici dati al dipendente in contanti senza una tracciabilità, senza un bonifico bancario che può essere fatto da dipendente a lavoratore a dipendente, e soprattutto in mancanza, o meglio manca, il contratto di lavoro vero e proprio, quindi una persona viene assunta ma senza un contratto regolare, così a buffo, quindi in nero. Ok, ovviamente chi assume in nero ha, diciamo così, delle sanzioni a cui va incontro, e forse, credo, ma non ne sono sicuro, che si avvia addirittura un procedimento penale. Questo è quello che penso, però non so se questo che ho detto è corretto oppure no. Ovviamente io ben me ne guardo da, diciamo così, consigliarvi di fare un'eventuale denuncia. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, io ovviamente vi consiglio di sentirvi, di fare quello che volete voi, non dovete ascoltare le mie parole, dovete essere voi che, in presenza di tutti questi elementi che oggi vi ho fornito, sappiate rendervi conto se è per voi prioritario legarvi o al tribunale civile o ai sindacati o alla Guardia di Finanza o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per segnalare il lavoro in nero. Bene, ovviamente io vi ho fornito le mie opinioni, le mie idee, e in questo video spero di avervi dato cosa gradita. Me ne lavo le mani di come voi andrete a utilizzare questo video, perché questo video nasce solo ed esclusivamente per informare e stop. Intento infatti è quello di informare e di aiutare gli altri, aiutare il prossimo per quanto possibile. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Una buona giornata a voi da Leandro, narratore italiano.